Salve, oggi prepareremo i peperoni fritti in padella. Ho comprato due peperoni piccoli, non di quelli per arrostire. Adesso li passeremo sotto l'acqua fredda per pulirli. Li ho lavati ben bene sotto l'acqua. Adesso bisogna asciugare i due peperoni. Prendiamo un canovaccio pulito e asciughiamo i peperoni. Ora a entrambi i peperoni toglieremo il torsolo e i semini che vi sono all'interno e li taglieremo a piccoli pezzetti. Adesso tagliamo a tocchi piccolissimi i peperoni. Ecco come li ho tagliati a strisce non troppo grandi e nemmeno troppo piccole. E questo è fatto. Adesso abbiamo messo la padella sul fuoco, aggiungiamo 3 spicchi d'aglio, mettiamo all'interno senza far soffriggere l'aglio, senza che l'aglio soffrigga, mettiamo i peperoni verdi, i peperoni gialli e rossi, poi aggiungiamo 50 grammi di olive nere di Gaeta, diciamo di Gaeta, ma secondo me a Gaeta non c'è più un albero di olive. Capperi, una manciata di capperi. Ecco la manciata di capperi. Un po' di sale. Facciamo cuocere il tutto coprendo la padella. Facciamo cuocere coprendo la padella. Ci vediamo a cottura ultimata. Ogni tanto abbiamo cura di girare. Ormai sono 5 minuti che sono sul fuoco, è ancora presto. Ricopriamo. Sono trascorsi 20 minuti. Niente, non sono ancora pronti. Dopo 35 minuti i nostri peperoni fritti in padella sono pronti. Muniamoci di questo attrezzo e togliamoli dalla padella. Fatto, li ho impiattati, adesso debbono freddare e poi ce le gusteremo e voi li potete gustare come meglio più vi aggrada. Io nel frattempo non resisto, debbo assaggiare. Buonissimo ragazzi! Buon appetito!
e buon divertimento. Ciao.